tutti e bentornati su Seike Web TV. Condividiamo con voi la realtà del nostro territorio, ovvero della regione Puglia. In questo splendido periodo natalizio vi facciamo vedere i presepi artistico-artigianali. E oggi siamo a casa di Nicola Alberti. Ciao Nicola, da quanti anni ti dedichi a fare il presepe? Mi dedico al presepe da oltre una ventina di anni, già da quando erano piccoli i miei figli che mi hanno aiutato a comporre le prime parti del presepe, le montagne che si vedono e anche altri particolari. E poi ogni anno ho sempre rifatto, prima di Natale, ho sempre continuato a farlo e a incrementare con delle nuove statue, nuove diciamo montagne, qualcosa di più che mi ha aiutato a farlo diventare sempre più bello e più grande. Quindi Nicola, ogni anno hai un'ispirazione per una cosa in più nuova nel tuo presepe. Che tipo di materiale hai usato? Allora, i materiali che ho usato in questo presepe sono di vario tipo. Si parte dalla carta pesta per le montagne, poi per esempio il cartone per fare quelle tegole sulle bancarelle, l'argilla per fare il muretto con le pietre, cartone, legno, insomma un po' di vari materiali, però la maggior parte è tutto materiale riciclato, cioè non vado a comprare niente, insomma, quello che ho da parte riesco a riutilizzare. Nicola, so che hai fatto anche altri presepi a casa tua e più tardi li andiamo a vedere, però inerente proprio a questo presepe, quanti anni ci sono voluti per crearlo così bello? Allora, mi hanno aiutato già da quando erano piccoli, diciamo, i bambini, poi man mano che sono cresciuti, cioè prima mi hanno aiutato a fare, diciamo, le montagne, il laghetto, diciamo, delle cose più particolari che ci sono, che piacevano anche a loro. E poi man mano che sono cresciuti mi hanno lasciato da solo e quindi le altre cose che vedete adesso di novità le ho fatte tutte da solo. Che bello! C'è un particolare del presepe che ti piace maggiormente? A me diciamo che piacciono tutti i particolari del mio presepe, però quello che mi è piaciuto di più è quello che ho fatto quest'anno, dove ho dedicato molto tempo per fare questo angolo che vedete con l'albero delle arance e i fichi d'India, e l'ho chiamato l'angolo siciliano, mi è appassionato a farlo e dove ho perso parecchio tempo. Infatti molto bello, molto colorato e attira subito l'attenzione. Sappiamo Nicola che hai un albero di Natale molto particolare, un po' moderno ma molto molto impegnativo. Ci racconti come l'hai realizzato? Allora, io facevo tutti gli anni sia il presepe che anche l'albero. Però l'albero era sempre il solito albero classico, l'abete. Due anni fa mi è venuta l'idea di cambiare un po' questo tipo di albero e l'ho realizzato in legno sempre riciclato, utilizzando delle mostre di porte vecchie che avevo a deposito, e ho stilizzato un po' questo albero di Natale, anzi ne ho fatti due, uno più grande e uno più piccolo, in modo tale da poter realizzare questo albero con poi anche un sistema particolare per l'illuminazione, creando intorno ai contorni dell'albero dei buchi dove ho inserito una per una le lampadine LED per illuminarlo. Nicola, il tuo presepe è interessante ed è molto vario. Ce lo descrivi a parole tue? Allora, il presepe, diciamo che per avere una panoramica possiamo partire dalla capanna, qui dove ci sta San Giuseppe e la Madonna, con tutte i personaggi, le pecore e i pastori, poi proseguiamo e abbiamo il laghetto con una cascata che da dove scende l'acqua e si accumula il laghetto, con un ponticello e andando più avanti poi c'è una zona dove ho riprodotto un po' una specie di mercatino tipo quello di Castellana che si fa giù al largo Porta Grande, con un falò che è una caratteristica di Castellana, perché viene fatto ogni anno per la festa della Madonna, si fanno questi falò. E poi io intorno gli ho riprodotto un po' di bancarelle, tipo il pescivendolo, quello che vende la frutta, c'è un angolo con il forno e via dicendo. Dopodiché poi sulle montagne ci sono dei re magi che sono molto antichi, che nel momento stanno per arrivare, e poi quando arriva il momento della Befana io li sposto e li faccio avvicinare alla capanna.
Ed ora ci spostiamo all'esterno per vedere un altro presepe. Nicola, complimenti, hai proprio una vena artistica. Come hai realizzato questo presepe? Allora, ho utilizzato dei pannelli in plastica, tutti disegnati, poi ritagliati, e ho cominciato sinceramente la prima volta a fare soltanto le renne, Babbo Natale. Poi mi è venuta l'idea di fare la slitta con Babbo Natale, dopodiché l'anno successivo ho fatto anche la capanna con San Giuseppe e Gesù Bambino e la Madonna. La cosa particolare è che in questi pannelli poi sono stati inserite tutte le lampadine nei contorni del disegno, in modo tale che poi al buio, diciamo di sera, vengono tutti illuminati. Che lavoro minuzioso, Nicola, complimenti. Ritorneremo stasera per vederlo illuminato. Allora, sono spettacolari il presepe a casa, l'alberi e anche il presepe all'esterno. Veramente complimenti, Nicola, e grazie per la tua disponibilità e accoglienza. Anzi, ringrazio voi tutti, anche tutti gli amici di Sai Che, e auguro buone feste a tutti. Arrivederci. Se vi è piaciuto questo video, mettete il pollice su e condividete con noi le realtà del nostro territorio. E poi iscrivetevi anche al nostro canale, così siamo di più. Sai Che può interessare o coinvolgere anche te.